Giacombria Marathon Mountain Bike è la quinta prova, quella di Costacciaro per la Cucco in Bike organizzatrice e per quello che è la Gran Fondo del Monte Cucco. Da assegnare ci sono le maglie della Giacombria Marathon, ma ci sono anche le maglie del trofeo Tre Regioni, giunto al suo secondo appuntamento. Si riprende, dopo un anno di stop si ritorna a correre. Qualcuno dice che lo scorso anno si potevano fare delle gare, potevamo impegnarci di più, ma io credo che non ci cambia nulla e nulla è cambiato se un anno c'è stato lo stop forzato di quelle che sono le nostre attività. Tra l'altro, l'ultimo appuntamento è a Massa Martana con la Super Martani, con la Martani Superbike, con la cicloturistica Massa Martana e sarà sicuramente un grande evento che chiude nei migliori dei modi questa avventura della Geco Umbria Marathon. E intanto noi andiamo a vedere l'arrivo del giro corto, 28 km, lo vince Alessio Sordi della Cicli Rossi, seconda posizione per Walter Vecchiato della GECO MTB Team, terza posizione per Giacomo Lazzari della cicloturistica Massa Martana. Giacomo Lazzari sta andando fortissimo, devo dire, nel percorso classic, il corto, quello che viene definito così, ha fatto davvero la differenza e si è conquistato una gara nella prova di Nocera e poi sempre sul podio. La quarta posizione per Alessandro Giuliani, quindi della ASD TBK, poi abbiamo la quinta posizione di Michele Miliciani, quota 1000, la sesta posizione di Andrea Fermani della Giulio Dori Renzo Bike Club e la settima posizione di Gianmario Nobili della cicloturistica Massa Martana. Il corto per il femminile vede la vittoria di Miria Poggianti della Biking Racing Team, la seconda posizione di Cristina De Medeiros del Castel Trossino Superbike. E oramai ci siamo alla chiusura. Questo è il punto più alto da raggiungere per Pian di Spilli. La visione è davvero straordinaria e meravigliosa. Poi si scende per un tratto fino a Pian delle Macinare e poi ancora un pezzettino di salita perché non basta mai, e poi la lunga discesa per arrivare fino in fondo a Costacciaro. Uomini e donne che lavorano per questa avventura, perché sono tanti gli amici che danno una mano. C'era da sistemare tutto il piazzale con la disposizione dei team e dei partecipanti, il controllo dell'anti-Covid, mettere i bracciali, organizzare le zone, insomma tutto ciò che è normalità che vediamo ultimamente nelle gare di mountain bike. Si arriva mano nella mano, festeggiamo questa conclusione del giro corto nell'attesa di vedere spuntare al traguardo primo tra tutti, Leopoldo Rocchetti. La vittoria nella dodicesima edizione della Gran Fondo del Monte Cucco con questa voglia per Leopoldo Rocchetti della Bike Therapy di andare a vincere. 2 ore, 2 minuti e 09 per Leopoldo Rocchetti, la seconda posizione per Lorenzo Pierpaoli. Ad 1 minuto e 38 secondi, Tim Cingolani, terzo Emanuele Bucci delle Frecce Rosse Rimini con un ritardo di 2.07, quarto Giacomo Sbrocca della Zero e Mezzo Racing Team, quinta posizione per Luca Urbinati, Team Mondobici Tecnoplast e poi la sesta posizione per Sergei Michalowski Mondobici, la settima per Nicola Corsetti Avis Pratovecchio, l'ottava per Federico Scotti della Biking Racing Team, la nona primo degli Umbri per Alessandro Peruzzi. Le classifiche complete, giro lungo, giro corto, maschile e femminile, per quello che riguarda le varie categorie sul sito della Winning Time e ovviamente con le classifiche aggiornate per le maglie sul sito e la pagina web della GECO Umbria Marathon 2021.